Ancora sport, perché è giunta pochi istanti fa una notizia non certo felice per i tifosi del Pescara. Ci spiega tutto Massimo Profeta con noi in studio. Buongiorno Massimo. Buongiorno a te e a tutti gli amici visori d'ascolto. Si è arrivata la decisione del GOS, che si è riunito proprio questa mattina. Ebbene, la trasferta è stata vietata ai residenti nella provincia di Pescara, come abbiamo scritto sul nostro sito www.rete8.it. Ci riferiamo naturalmente alla trasferta in programma a Fermo, ultimo atto della stagione regolare, domenica con inizio alle ore 20. In tutti i settori, trasferta vietata ai residenti della provincia di Pescara, in tutti i settori dello stadio Recchioni di Fermo. E tra l'altro una brutta notizia, perché proprio nei giorni scorsi c'era stato un comunicato della Curva Nord che diceva di partecipare in massa a questa trasferta anche per ricordare un grande tifoso biancazzurro, sì. Stefano Paravia. Assolutamente, sì, c'è stato questo ricordo sicuramente importante, no? Perché stiamo parlando di uno dei tifosi a cui erano legati un po' tutti, però ci sono stati purtroppo i fatti, no? Ci sono stati anche dei tafferugli domenica scorsa in occasione del match con l'Ancona, Pescara Ancona. Poi, vedi, il paradosso è questo, che tra i tifosi della Fermana e quelli del Pescara non ci sono stati mai problemi, anzi credo, mi risulta che ci sia anche un gemellaggio, comunque i rapporti sono ottimali, purtroppo è così. Sul fronte tecnico, che partita dobbiamo aspettarci? Dovrebbe rientrare Merola, se non andiamo errato, sì. Non ce la fa Aloy. Sì, Aloy è indisponibile per un problema al ginocchio, quindi salterà la seconda partita consecutiva. Aveva avuto un problema, aveva accusato una forte contusione nel match di Olbia, quindi sarà pronto presumibilmente per i playoff, che però potrebbero slittare, anzi quasi sicuramente slitteranno per il caso Taranto. Che partita dobbiamo aspettarci, Luca? Queste sono le note dolenti, insomma, mi fai una domanda in questo momento non bella, no, a parte gli scherzi. È chiaro che il Pescara deve quantomeno conservare il settimo posto e quindi deve vincere questa partita. Non sarà d'accordo la Fermana per evitare la retrocessione diretta e accedere agli spareggi, ricordiamo che è penultima in classifica, deve vincere, deve battere il Pescara e sperare che non faccia la stessa cosa l'Ancona, che gioca in casa con la Lucchese, oppure in alternativa che l'Entella perda in casa davanti al pubblico amico contro la Recanatese. Però insomma il Pescara deve pensare a se stesso. Diciamo che in formazione torna sicuramente Matteo D'Agasso nel ruolo di play, ci sono problemi a centrocampo, Franchini dovrebbe giocare, usiamo il condizionale quanto mai di rigore, titolare come mezzala. E poi vedremo in attacco, forse il rientro di Cuppone dal primo minuto, in questo caso verrebbe preferito a Vergani. E staremo a vedere, tra l'altro c'è una remota possibilità anche di arrivare sesti. Sì, sesti se la Juventus Under 23 non dovesse vincere a Pesaro, solo in questo caso.